Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Siano za to Gesù Cristo. Prawdę mówiąc, nie jestem przygotowany. Vorrei dire che non sono preparato. Ojciec Jarosław mówił, żeby coś powiedzieć. Avrei richiesto che dico qualcosa. I chciałem wam powiedzieć o takiej sytuacji, która się zdarzyła po aresztowaniu świętego Maksymiliana na Pawiaku. Voglio dirvi una cosa, cosa successo una volta dopo arrestato il San Massimiliano proprio in un carcere Pawiak. To, co ojciec Jarosław mówił o tej adoracji w roku 41, kiedy ojciec Maksymilian przyszedł do jest z gestapowcami, to prawda. Questo che diceva padre Jarek, che i gestapo arrivata qui, quando hanno pregato insieme, ridevano tutti tedeschi, quando hanno visto che loro stanno pregando. I tego samego dnia święty Maksymilian został wywieziony na Pawiak. Pawiak, więzienie polityczne, jak wiemy. In questo giorno, quando hanno sorriso, quando hanno ridevano che loro pregano qua, hanno portato San Massimiliano in altro carcere da qui. Na Pawiaku był 3 miesiące. È stato in quel carcere Pawiak 3 mesi. I tam był w habicie. E sempre aveva l'abito, la veste francescana. Jak widzieliście niejednego franciszkanina w Niepokalanowie, przy habicie mamy koronkę franciszkańską i ojciec Maksymilian też miał tę koronkę franciszkańską i strażnik chwycił za krzyż tej koronki i szarpiąc pytał się, czy ty w to wierzysz. I quando uno dei proprio quelli che hanno custodito San Massimiliano, visto che è vestito, ma i frati ce l'hanno la corona del rosario vicino alla sua veste, allora di quel tedesco ha gridato, preso il crocifisso e dice, tu credi a quello? Mówi, tak, wierzę. E San Massimiliano ha risposto, sì, io credo. I dostaje pięścią w twarz. In quel momento, quel militare, quello gli ha dato pugno, forte pugno sulla faccia a San Massimiliano. Drugie pytanie, wierzysz w to? Seconda domanda, credi di questo? Tak, wierzę. Credo, risposto San Massimiliano. I kolejny cios w twarz. Di nuovo secondo pugno, ricevuto. I to się powtarzało przez kilka razy. Questo l'ha fatto tante volte. Kiedy ojciec Maksymilian zalał się krwią. Quando San Massimiliano sul suo volto aveva sangue. Padło pytanie, a teraz wierzysz? Di nuovo quello chiesto, ora ancora stai credendo? Tak, wierzę. Risposto, sì, credo. I pchnął ojca Maksymiliana i zamknął go w tej celi więziennej. In quel momento l'ha buttato nella cella e l'ha chiuso San Massimiliano. A w tej celi byli też inni więźniowie polityczni. E lì erano anche in quella cella altri prigionieri de causa politica. I przepinali Niemców za wszystko. E loro dicevano le parolacce contro i tedeschi. I widzieli księdza pobitego, zakrwawionego, tym bardziej przeklinali. Ma quando hanno visto un sacerdote picchiato con sangue, ancora di più parlavano le parolacce contro di loro. A ojciec Maksymilian powiedział, proszę tak nie mówić, to dla niepokalanej. Ma San Massimiliano ha detto a loro, per favore, non parlate così, perché tutto io offro a Immacolata. To jest jedno zdarzenie. Questo una cosa, ma seconda? Drugie. Auschwitz, komendant obozu, pan życia i śmierci, Rudolf Hess. Auschwitz-Birkenau, siamo Auschwitz, Rudolf Hess, komandante del concentramento, campo concentramento. On decydował, kto ma żyć, kto ma nie żyć. Lui decideva, chi deve vivere e chi no. Zabijał dzieci, młodzież, starszych. Uccideva bambini, giovani e anche adulti. A miał rodzinę. Ma lui aveva la famiglia. Obok obozu był taki domek, villa, gdzie mieszkała jego żona i troje dzieci. Vicino campo concentramento e abitava la famiglia di Rudolf Hess, la moglie e suoi figli. On bardzo kochał swoją rodzinę. Lui amava tantissimo sua moglie e figli. A niedaleko w obozie mordował dzieci. Pochi metri kobiety. Più avanti uccideva bambini e le persone.
Kiedy został skazany po wojnie, kiedy został skazany na karę śmierci, quando lui dopo la guerra Rudolf Hess è stato condannato alla morte, był więziony w Wadowicach, è stato chiuso nel carcere a Wadowice, pisał listy do swojej żony, e lui scriveva le lettere a sua moglie, pisał w tych listach jak ma wychować dzieci, scriveva lei come deve far crescere i suoi figli. I żonie powiedział coś takiego. Maladetto la sua moglie. Dopiero w polskich więzieniach doświadczyłem, co to jest człowieczeństwo. Io ho capito che cosa umanità nei carceri polacchi. Oni powinni mnie nienawidzić. Loro dovrebbero avere odio contro di me. Za to, co robiłem im. Di quello che ho facevo contro di loro. A oni mnie szanowali. Ma loro avevano rispetto verso di me. Dopiero w polskich więzieniach doświadczyłem, co to jest człowieczeństwo. Io ho capito di cosa umanità nel carceri polacchi. I jeszcze jedna postać, Hans Frank. E poi seconda anche figura Hans Frank. Gubernator generalnej guberni. Gubernatore generale Germania, no? Pan życia i śmierci. Anche lui decideva della vita. Kiedy po wojnie został schwytany, quando dopo la guerra lo hanno preso, l'hanno trovato, w Norymberdze, aveva processo a Norymberga, i skazany na śmierć, è stato condannato anche alla morte, on prowadził dziennik. Lui aveva un diario. I w dzienniku napisał coś takiego. E nel suo diario scritto. Gdy dla Polski zgasły wszystkie światła, quando per la Polonia si sono spente tutte le luci, pozostał jedynie kościół i święta z Częstochowy. Rimasto solo la chiesa e quella santa di Częstochowa. Kiedy się spotykam z pielgrzymami z Polski, to ja im to bardzo często mówię. Quando io incontro i pellegrini qua, spesso racconto questa cosa. Dlatego, że nam trzeba to przypominać. Perché noi dovremmo ogni giorno ricordare di questo. Bo my chodzimy do kościoła. Perché noi frequentiamo la chiesa. Przyjmujemy sakramenty. Riceviamo i sacramenti. Ale ten kościół krytykujemy. Ma tante volte facciamo la critica alla chiesa. I ci dwaj Niemcy, Rudolf Hess i Hans Frank. Guardate due tedeschi, Rudolf Hess e Frank Hans. Przed śmiercią chcieli się pojednać z Panem Bogiem. Prima della morte volevano anche concedere la soluzione. I poprosili o kapłana. E l'hanno chiesto sacerdote. I jeden i drugi pojednali się z Bogiem, prosząc o spowiedź święta. E tutti due hanno chiesto la confessione. Nie poprosili o pastora. Non hanno chiesto un pastore evangelico. Nie poprosili o rabina. Non hanno chiesto un ebreo. O imama. Imama per musulmani. Poprosili o kapłana katolickiego. Hanno chiesto sacerdote cattolico. Jeszcze raz powtórzę to. Gdy dla Polski zgasły wszystkie światła, pozostał jedynie kościół i święta z Częstochowy. I nie można o tym zapomnieć. Non dimenticate che quando si sono spente le luci nella storia che riguarda la Polonia, rimasta la Chiesa e la Madonna di Częstochowa. Grazie. Grazie. Grazie di cuore.